Come si fa a capire di chi è? Mettendoci il nome. Questo è il più facile. Tu ci metti il nome e si capisce di chi è. Però dal tipo di lavoro si potrebbe capire chi è. Come si può fare dal tipo di lavoro? Qui c'è bianco, c'è un lavoro da fare. Allora, a secondo quello che uno fa qua dentro, si capisce la persona che l'ha fatto. Guardate fuori, vedete c'è un cielo celeste, un po' più scuro sopra, sì. Sotto più chiaro. Prendiamo un celeste, piano piano. Ci passiamo tante volte. Vedi che si vede poco poco. Se io faccio veloce, viene così. Vedi che ci sono dei puntini bianchi dentro? Guarda, lo vedi? Sì. Adesso facciamo con la stessa intensità, facciamo piano piano. È come quando mangi tante merendine. Hai visto? Questo è più fine, è più trasparente. Lo vedete? Poi si gira la matita ogni tanto. Allora così si ottiene una trasparenza che con quell'altro sistema si fa veloce, non si ottiene. Allora voi preparate una cosa così che ci mettete un po' di tempo e lavorate. Vedi che è più bellino, vedi che sembra più trasparente? Sì, è più bello. Vedi? Lo vedi? Sì. Allora, vi prendete un fondo e incominciate a lavorarlo, o col celeste, qualsiasi colore. Poi può cambiare tono, può venire di un altro colore. Allora, a secondo che noi facciamo, come se quei colori là vanno a finire sul vostro fiore. Poi puoi anche fare un colore di qua che va a finire di là, ma sempre piano piano che si muove. Come vediamo fuori, come abbiamo fatto vedere. Allora, è una cosa più lenta questa, però ci deve passare. E quando consumate la matita, la girate, perché deve essere la punta fina, se no ogni tanto veniamo e facciamo la punta. Ci siamo? Allora, questo qui è una cosa che non c'è. Questa diventa la vostra carta di identità. Ci siamo? Sì. Avanti. Se andate bene, avanti. Adesso facciamo vedere una cosa. Dov'è? Chi c'è questo? Intanto troviamo una punta un pochettino più finetta. Guarda, vedi, tu accompagni, vedi questo qui, diventa un palazzo, questo diventa un altro palazzo, lo vedi? Però ci vuoi mettere, secondo me, ci vuoi mettere la polenta. Sì, ma ci vuoi mettere una cosa un po' più saporita vicino. Questo è il lesso, adesso ci mettiamo una cosa saporita, ci mettiamo un... No, il pollo è sempre la carne. Le patate. Quando vanno, le patate sono sempre più o meno uguali, poi ci vuole una salsina, una cosa... che dia un po' di tono. Tu prendi la panna, ma ci vuole il gelato. Bravo. Allora, questa è la panna. Adesso ci vuole il gelato alla cioccolata. La cioccolata vuol dire un po' di sostanza. Ci siamo? E lo facciamo un po' più forte. Ecco che ci mettiamo la spezia. Non incominciamo forte, incominciamo piano. Adesso ti faccio vedere come fosse. Guarda, non ti devi nervosire. Lo so che sei un sanguigno, ma pazienza. Ti già ho visto dalla tua carnagione. E ti piace la salsiccia, sì. Ti piace il prosciutto, questo, forse anche un po' di vino rosso, poco per adesso. Sì, sì, sì. Si vede subito. Allora, vedi? Guarda, Vedi che c'è quella sfumatura lì? Allora, quel colore qui, con il bianco, non lo possiamo far diventare tante cose. Vedi? Adesso la giriamo la matita. Hai visto? Guarda! Vedi? Allora, con la stessa matita, vedi cosa abbiamo fatto? Perché abbiamo il celeste e il bianco della carta. Allora, se lo facciamo chiaro, viene fuori più il celeste. Se lo facciamo scuro, viene fuori più la matita. E ci fai le unghiette colorate, fai la tua manina con le unghiette colorate, quindi vengono meno righe. Quando hai fatto questo, dopo puoi fare anche l'altro colore. Questo è bellissimo. Allora, ci metti un nastrino così e nei buchi ci mettiamo delle cose, i tuoi pensieri. Guarda lì, ci fai un nastrino qua,
Guarda, vedi lì? Vieni su così, poi fa il giro e torna di là. Non è facile, lo fai di quel colore lì e se riesci a fare lì ci metti dei gialli, delle cose. Vedi, con quello lì lo metti lì, poi giri la carta e tu c'hai il contorno ben bello pulito. Cantone lì, noi lo facciamo più forte. È il sole che matura il grano. Guarda, vedi? Guarda, guarda, attenta, eh. Hai visto quanti colori sono venuti fuori qui? Abbiamo fatto poco. Adesso tu gli dai un'occhiata di qua ci fai un rosa, non quel colore, un altro colore. Guarda che bello quel bianco. Poi ci arriviamo vicino a quello lì e prendiamo anche quello lì. Vedi? Un po' alla volta. Adesso questo lo rinforziamo. Guarda, vedi quante cose sono successe lì. Se vai per così. Pina, vieni di qua. Pina. Guarda, facciamo un pezzetto piccolo. Scarica. Hai visto? Possiamo fare quel bel anno turno, quindi una pianta non ho. Ma spegnila, così li facciamo dopo, quando... Se noi lì la possiamo fare così, poco poco. Se dopo noi ci facciamo, lasciamo dei gialli, diventa un cielo notturno, diventa un cielo di suoi piedi. Vuol dire che sta dormendo, vedi, ce l'hai qua e ce l'hai qua. No, questo è per te. Guarda. E sta dormendo, vedi, questo è un cuscino. Vedi? Metti la capoccetta così. Vedi? Metti la capoccetta con la mano. Questo è il tuo cuscino, questa è la pianta. Tu dormi sopra il cuscino. Il cuscino diventa il suo cielo. Avanti, quello di qua, che va bene con quello. Bravissimo. Bravo, fammi vedere i dentini. Hai mangiato il formaggio, eh? Hai mangiato il formaggio si vede subito dal segnale. Bravissimo. Va bene. Adesso tu ti riposi. Brava. Bene. Vai su con quel rosso. Guarda che il rosso poi lo accompagniamo con quello là. Vai seduto bene. Ricordatevi sempre stare seduti bene e comodi. Due braccetti. Vedi che non ti succede niente? Hai visto? E così la carta. È così. Perché la carta ha una spina dorsale. Questa è la spina dorsale, lo senti? Questa qui. La carta è fatta tutta con dei peletti per così. Tutti in questo verso. Allora vedi? Se tu fai così o fai così, i peletti di qua sono contrari. Devi farlo nel verso dei peletti suoi, se no se non lo fai in altri peletti, ti faccio vedere con la carta. Si rompe la carta, non che si spacca, ma non c'è, non si toglie più. Prendiamo un pezzetto di carta, guarda. Il verso suo è questo. Allora la carta quando si piega così, vuol dire che le fibre sono così. Quando è così le fibre sono contrarie. Adesso vi faccio vedere una cosa nuova. Venite con me, così imparate che come è fatta la carta. Vedi che sono tutti pelettini? Guarda, avanti, avanti un altro, tu vai fino di là e prendi gli altri. Uno alla volta, vieni. Vieni a vedere, uno alla volta. Vieni. Vedi i pelettini? Vedi che sono piccoli, come le sovrettine. Avanti, vieni a vedere tu. Guarda, la carta più buona è quella che ha i peletti più lunghi. La carta meno buona è quella che ha i peletti più corti. Una volta dopravano gli iniziali del papiro, mettevano tutte le fogliette intercate così, poi invece della carta, le vedevano, sai come scrivevano? Sulla pelle delle pecore, la carta pecora, la mettevano, poi la ammazzavano, mangiavano la pecora, prendevano la pelle e poi la facevano seccare e scrivevano sulla pelle. Però era molto costosa, ammazza la pecora oggi, ammazza domani, se mangiava più la casotta, è finita la pecora. Allora hanno inventato la carta, ma già i cinesi la facevano. Adesso vi faccio vedere come gli egiziani facevano una carta. Ci sono le canne dentro l'acqua. Allora, ci sono i papiri che hanno 4.000 anni. Poi scrivevano con inchiostro che una volta facevano con le noci. Hai visto le noci? Ci hanno quella buccia attorno, quella si chiama il mallo. Macinavano, quello lì e scrivevano. Quello resiste tantissimo, anche quando il tempo le mangia, mettono un acido e l'acido torna di nuovo i colori. Ci siamo? Sì. Allora, la carta quando si prende, sempre con due manine, come ho fatto con lui, se si prende per un braccio si sloga, si prende di qua e di là, perché è una cosa pregiata, una cosa bella, ci sta tanta fatica. Quando gli volete bene la carta, anche i disegni vengono bene. Se io dico che siete non bravi,
Vabbè. Non avete tanta voglia di notte, se dico che siete bravi, come siete bravi, siete diventate più bravi, diciamo. Non è che vi dico che siete formidabili, siete super formidabili. Tu farai un regista da grande, sono sicuro. Tu un regista dietro la cosa. Rinforziamo quei colori. Adesso tiriamo su tutti i colori. Quando tu vai a prendere il gelato, prendi il gelato alla crema. Poi se c'è la fragola, c'è la cioccolata, ci metti delle cose più saporite. Hai finito. Sei finito. Mettiti a posto, carino. Quello che c'è un coloretto chiaro, lo tiri un po' più su. Vedi già fa la sua lumina qua. Perché? Questo qui andava qua sotto. Vedi questa distanza? Guarda, ti faccio vedere. Facciamo così, non ci abbiamo già. Vedi? Quella lì è più lunga. Questa qui andrebbe sempre di base, quando ci sono le stampe. E di sopra va più piccola. Vedi? Che cosa succede? Questo è più basso di questo, vedi? Se invece sono tutte e due lì così è più bello. Siccome ne vediamo più in cornice, allora l'occhio fa così, deve fare un salto. È come se facesse un gradino. Non gli piace fare i gradini all'occhio. Fa fatica. L'occhio è in contatto con quello che c'è qua dentro. Qui dentro c'è un computer. Quanto più lavora, più fatica. Bene, adesso il celeste lo aumentiamo a dismisura. E anche qua dentro ci vai dentro un pochino di più. Questa qui la teniamo un po' più misteriosa, perché è una tartarughina che la mettiamo in un mare, capito? Adesso che vengo qua, lo mettiamo in un mare. Questo bianco mi piace tantissimo, anche questo. Rinforziamo un po' questo qui. Perché se stai attenta, guarda, può diventare una finestra. Questa è una finestra, attenta. Non c'è la finestra, ci siamo? Vedi che si vede fuori? Vedi? Il tuo disegno, se diventa una finestra, dobbiamo far vedere quello che c'è fuori. È solo il contorno della finestra, fuori non c'è. Vedi la cosa che c'è fuori? Facciamo finta che il tuo foglio di disegno sia una finestra aperta. Perché questo qui è quasi uguale a questo. Se il paesaggio è uguale a questo, non è granché. Se invece noi lo rinforziamo, facciamo finta che qui tu vai e hai aperto una finestra dentro il foglio della carta. Capito? Come visto che abbiamo parlato della finestra, allora vai dentro con un po' più di verde, qui dentro ci puoi fare anche, se non c'è la cosa ci puoi fare un fiorellino così che non importa, ti inventi delle cose, hai un prato fiorito, hai visto quando viene Pasqua, che ci sono i fiorini nuovi, vengono fuori, tu fai un prato fiorito là sotto, come se fosse la primavera, in modo che questo qui lo sfumiamo e quello lo sfumiamo. Hai visto l'arcobaleno? Non è che c'è i colori tutti pari pari, da un colore va a finire nell'altro. Allora, che cosa abbiamo fatto di nuovo? Abbiamo fatto che i colori, quando cambiano, diventano più leggeri. Vedi? Guarda, hai visto? Bello! Ecco. Vedi? Va bene, benissimo. Adesso qua dentro aggiungi delle cose. È bellissimo questo. Nel Medioevo facciamo le cose come fai tu. Fai più scuro qua sotto. Il blu. Per questo. Visto? Tu fai un po' più scuro, adesso lo facciamo più chiaro. Così da qui. C'è una cosa fatta. Tu forte di più. Poi la brasci sopra. Vedi, piano piano. Il tuo vestito è fatto con tanti filetti. Sai quanti filetti ci sono in un centimetro qua? Saranno almeno 80. È fatto così, così. Il tuo vestito. Se è molto largo, ti vengono i buchi. Se tu lo fai fitto, noi facciamo una cosa fitta, come hai fatto il vestitino. Guarda, guarda. Hai già finito? Sì. Andare di corsa. E fare un po' di pazienza. Facciamo un mare qua sotto. Vengo da te. Aspetta un momento. Accompagnami qui, questo giallo e questi colori. L'accompagni un poco. E anche lì, quel verde lì. Accompagni un poco. È bellissimo questo. Va bene, e lavoriamoci un poco dentro con questi colori di più, non solo così, puoi anche andare in diagonale un po'. Guarda, io di profilo non sono tanto bello, neanche da davanti, ma qui divento più bello, quindi quando lavoro tu devi venire qua, se guardi di là non ci siamo, va bene? Allora guarda, io facciamo, ti ingesso, lì, metto una bella cosa, ti ingesso, tu fermo lì, dopo ti ingesso, ma per adesso ti ingesso, va bene? Tieni qua. Allora facciamo questo animale scuro. Vedi? Lui c'ha la bocca là, si vuole mangiare con la foglia. Ma noi non la facciamo mangiare. Per non fargliela mangiare, che facciamo?
se gli facciamo una cordicina qua, guarda, gli mettiamo una catenina qua con tanti anellini e lo teniamo fermo qua. Poi ci mettiamo un peso, ci mettiamo anche un'altra cordicina di qua e ci facciamo un pesetto e così lui non si muove più, non ci va a mangiare là, tu stai fermo lì. La tigre vediamo, la tigre gli facciamo un occhietto, facciamo la tigre qua, dobbiamo metterci un po' di sostanza, no, che numero di piedi c'ha? Che c'è? 32, 33, che piede c'ha? 32, ammazza il fettone, scusa, allora devi fare una cosa lavorata, scusa, se fa un fettone così che fai, no? Poi ho mangiato pure una merendina grossa. Che ti sei mangiato oggi? Compagnia, che c'era dentro? Fammi indovinare. Avrei giurato. C'era giurato dove c'era il prosciuttino. È col prosciutto, scusa. Vedi il colore del prosciutto. Guarda, vedi? Guarda che bello che viene qui. Guarda, quel bianco lì, hai visto? Questo è un occhio che guarda. Potrebbe essere... Ma vedi questo? Sta rubando la tua. Sta rubando. Quello lì cerca di scappare e noi ce lo freghiamo. Allora, facciamo così. Più scuro facciamo questa, perché lui quando c'è una riga così fa fatica a passare. Quando è così può arrivare, ma quando è lì è troppo forte. Se non la vuoi far passare, è come la ferrovia, no? Quando c'è il passaggio a livello, c'è uno sbarco, non si passa. Allora, quello lì, lui è là dentro. Vedi? Noi lo teniamo là con quella là, se lui ci fa il rosa, lui viene da un posto africano. Ti fa il caldo là dentro, guarda, hai visto? Se qua ci fai un po' di rosso il coso, lui viene da quel posto lì, facciamo un po' di rosso, vedi, viene da un posto lontano caldo, vedi? Allora gli possiamo farlo diventare tutte le cose, vedi? Vedi che assomiglia all'occhio, lui si ricorda di questo posto, vedi? Nell'occhio si ricorda del sole. Però noi lo chiudiamo, hai visto? L'abbiamo chiuso e questo è un fiore bello, vedi? Questo è un bel fiore, tiralo fuori bene questo fiore. Queste qui possono essere dei raggi, delle cose, è un'altra situazione, ma già va bene. Guarda attento là, stai attento che bello, eh? Guarda lì, attento anche tu, dopo lì rinforziamo quello lì. Guarda quel colore di bianco che è la carta, guarda che diventa bello. Ve ne accorgete? Adesso che lo togliamo, vedrai che bene. Guarda, quello lì è debole. Viola, quello lì, dov'è? Il colore. Date il viola, prendi. Abbiamo viola. Questo. Questo qui lo rinforziamo, perché questo è il moscio. Vedi che guarda quello lì, non funziona. Allora, questa qui è una palma. Questa è una palma. Non una palma. Questo qui sono degli alberi che hanno delle cose scure così, sono dei pini del vostro posto. Rimando moltiplicato tante volte. Grazie. Perché saranno non solo i bambini della vostra età, ma anche quelli più grandi. Se voi fate una cosa, io faccio finta di non starci, però vi do un'occhiata. Voi fate le cose e diciamo che le avete fatte voi. Se vengono male, la causa è mia. Se vengono bene, la torta è mia. Certo. Siamo, eh? Grazie. Se voi vi impegnate, fate una cosa così, fate una cosa che gli altri non fanno. Anche perché se gli altri fanno una cosa buona, ci penso io a parlarne male. Il tuo cappello è troppo bello. E con calma. Grazie mille. Grazie a voi.